Mi chiamo Winnie Zetmesfin, detta Winnie, ed ho frequentato appunto il serale. Non è stata all'inizio una cosa molto voluta, però poi riflettendoci, capendo un po', ho deciso poi appunto di frequentarlo e devo dire che è stata una bellissima esperienza. È cambiata tanto in meglio. Oh, mi sono successe tante cose belle, specialmente una qua. È una bellissima esperienza. Mi sono anche iscritta all'università di psicologia infantile. Aspettato un pochino per iniziare a frequentare, però adesso devo dire che ce la metto tutta. Sì, mi ha aiutato, mi ha aperto vari orizzonti anche in alcune discipline. Sì, mi ha aiutato molto su questo. Perché poi, avendo anche letto un sacco di libri sulla psicologia proprio infantile dei bambini, mi ha affascinato molto questo mondo e da lì ho iniziato a voler appunto studiarlo in un modo più approfondito. Ce ne sono così tanti. Uno anche insieme a te, ad esempio, è stato molto bello perché riuscivo anche ad esprimermi molto meglio, tranquilla. Quindi mi sentivo proprio a mio agio. Anche con Giannone ho scoperto anche una bellissima persona, divertente, carina, disponibile. Uno soprattutto, anche Luigi Davanzo, è stato appunto oltre che il mio professore di storia dell'arte, ma anche una persona che mi ha aiutato a livello scolastico, e anche dal punto di vista non solo scolastico, ma anche umano, è stato sempre lì, presente in ogni cosa. Conciliare il lavoro, sì, all'inizio sì, è stato abbastanza difficile perché concentrarsi su una cosa, poi avere i pensieri su un altro non è stato molto facile. Però poi appunto con l'aiuto ho iniziato un po' a ristabilirmi, quindi a organizzarmi anche bene, sia col lavoro che con lo studio. Allora, dell'esame mi ricordo che è come se fosse stato il primo giorno di scuola, sembrava. Quindi avevo un po' di tensione, non riuscivo a dormire la notte. E poi iniziavo sempre a, come si dice, a ripetermi le cose, sembrava un rosario, tutta la notte lì a ricordarmi le cose in un modo più specifico, così. Quindi è stata una bella emozione anche quella. Sì, bello, bello. Lo rifarei di nuovo. Un aneddoto bellissimo che mi ricordo da me è stato verso la fine del mio esame, quando mi sono emozionata ad esprimere appunto tutte le emozioni che avevo verso nei confronti di voi. Per ringraziarvi di tutto, di come avete anche aiutato a livello non solo scolastico, ma anche come persona. Quella è stata la parte più bella dell'esame. Garantisco a tutti di venirci in questa scuola perché dà tanto, dà veramente tanto, e soprattutto anche chi fa il mestiere del professore, che magari lo vedono un po' come il solito rompiscatole, così, ma in verità no, è lì sempre a disposizione, pronto ad aiutare. E quindi credo che sia una bella opportunità per tutti, di qualsiasi età.